Salve a tutti e benvenuti su Vita d'Attore, su Radio Web in Volo. Oggi siamo in compagnia di Paola Lavini, una mia carissima amica attrice che ringrazio tantissimo per essere qui con noi. Ciao a tutti, grazie a te Lili, ma anzi è mio il piacere di stare con voi. Grazie per questa possibilità che mi date sempre voi, tu, attraverso i tuoi raduni, di stare con i fans, perché è bellissimo. Tu sei un'artista eclettica, versatile e che ha un sacco di talento in ogni ambito. In questa intervista parleremo dei tuoi esordi, delle tue esperienze cinematografiche, di televisione e di teatro. Volevo chiederti com'è nata la tua passione per la recitazione e quando hai iniziato a recitare? La passione credo che sia nata già da bambina, perché mi diceva mia zia, quando è venuta a vedere i camerini in cui noi ci trucchiamo anche a teatro, ha detto: ma qui eri proprio tu da piccola, cioè io mi rintanavo in casa in una stanza a truccarmi, a ballare, a vestirmi con i vestiti di mamma, delle zie, eccetera, eccetera. Poi devo dirti che ha preso più piede in quegli anni il canto. Ho cominciato come cantante e devo dire all'interno di una parrocchia molto attiva delle mie parti, dove facevamo tante recite, insomma, tante cose anche al di fuori della parrocchia. E quindi poi piano piano siamo andati in giro a fare spettacoli in varie situazioni locali, mi sono appassionata e ho deciso di cominciare a studiare forse verso i 20, 22, tutto quello che c'era a Modena, teatro di ricerca, un po' di tutto all'inizio per cercare davvero la mia strada. Poi da lì sono partita e ho detto: vabbè, lascio Modena, sono andata a farmi un'accademia d'arte drammatica e poi ho fatto una scuola di musical. Tu hai fatto tantissimo cinema, fiction, film TV, lunghimetraggi, cortometraggi. Volevo chiederti che cosa sentivi più tuo, a cosa sei più legata. Mi dice sempre che sono poliedrica, quindi mi sento a mio agio in ogni sfida. Ultimamente faccio molto più cinema che le altre discipline, ma in realtà mi scateno a ballare. Ho anche un progetto musicale che è in corso, proprio da cantante. A me fare arte piace in tutte le sue forme. E è andata avanti la parte del cinema, che non vuol dire non fare fiction. Insomma, io mi sento a mio agio sempre. Devo dire la verità, nel momento in cui raggiungi un personaggio, che sia cantare, che sia recitare, che sia danzare, alla fine è sempre interpretare qualcosa. La macchina da presa mi piace molto, perché arriva a scrutare gli occhi, che sono una parte secondo me del mio corpo e del corpo di tutti, che è molto espressiva al di là di quello che si dice. Quindi diciamo che la cinepresa, come mi piace ancora chiamarla, indaga attraverso lo sguardo. Il teatro è più lontano, quindi è una nuova, diciamo, un nuovo approccio, non nuovo, insomma ormai sono anni che lo faccio, che mi rende sempre più naturale. Nel 2018 hai vinto il premio come miglior attrice per Terra Bruciata al Ferrara Film Festival. Com'è Sì. stata questa esperienza? Bellissima, nel senso che non era aspettata. In realtà non è proprio per Terra Bruciata, ma è come miglior attrice in assoluto. Molto bella, tant'è che quest'anno faccio parte della giuria del Ferrara Film Festival, quindi sono stata promossa grazie a questo premio. È stato un premio internazionale, quindi sono molto contenta. Ferrara è vicino a Modena, quindi ci siamo trovati benissimo con il Max Lo, che è colui che tra l'altro sta tra l'America e Ferrara, che è il direttore artistico e fondatore di questo festival. È un film a cui sono molto affezionata perché è una squadra molto forte, siamo molto coesi e grazie alla forza sì dell'Istituto Luce che l'ha distribuito, ma grazie a tutti noi interpreti, insomma regista, produttore, abbiamo fatto sì che il film potesse girare per molto tempo, tant'è che anche oggi, anche se è uscito già un anno e mezzo fa se non ricordo male, è ancora nelle sale, più che nelle sale per gli adulti, diciamo nelle scuole, perché è un docufilm che riproduce una storia, la storia, quindi viene proprio studiato ormai nelle scuole. In questo io interpreto una donna realmente esistita, che dell'Alto Casertano, che riesce attraverso la sua, diciamo, seduzione, forse essere materna con i figli, a salvare il marito, insomma riesce a eludere i tedeschi, per cui quando arrivano in casa a trovare mio marito, a cercare mio marito, in realtà io riesco a far sì che lui sfugga prima che lo prendano, con le mie parole, con il mio savoir-faire. Questo film è molto importante per la storia, perché in realtà racconta di un buco della storia, nel senso che il regista è riuscito attraverso delle ricerche approfondite della sua terra, l'Alto Casertano, insomma, in tanti paesi lì vicino, a scoprire che c'è stata una resistenza molto forte, molto più nota, no? Quella dell'Emilia-Romagna, quella dell'Alta Italia, mentre invece quella di quella zona, diciamo, dell'Alto Casertano, era meno nota la storia. Raccontiamo quello che è realmente successo all'interno di questo docufilm. Ci sono delle interviste dei figli di coloro che non ci sono più, dei pronipoti, non figli, anzi, dei nipoti o pronipoti, alcuni no, di quelli che erano bambini all'epoca, perché parliamo della Seconda Guerra Mondiale, e noi poi, nel momento in cui loro parlano al regista attraverso
una intervista, poi diamo vita a loro stesse. Quindi ci sono tanti specchi, tanti frammenti di film all'interno del documentario. È un film molto forte, è riuscito a prendere tantissimi premi in tutto il mondo. Quindi arrivando nelle scuole, gli insegnanti stessi, soprattutto le insegnanti donne, chiedono il film come materiale didattico. Ce l'hanno chiesto anche in Francia. A te piace molto parlare diversi dialetti e imitarli. Com'è nata questa tua passione? La passione è nata per necessità, perché a un certo punto ho finto di essere la rumena che parla così, capito? Direttamente. La cosa che trovo importante nel mio modo di fare parole è che rimangono come lingue. In un film che era I nuovi mostri di Oldoini. La Warner credette che io fossi una rumena. Dopodiché devo dire la cosa più importante è sicuramente legata al dialetto calabrese, la cadenza calabrese, quella di Reggio, perché lì finsi veramente di essere solamente calabrese. Feci un'accademia a Reggio Calabria, a Palmi precisamente. Ho dei parenti, però è frutto di uno studio, quindi chiedo calabrese, mi viene direttamente così, capito? Se mi parli in dialetto calabrese, io ci parlo così con gli amici. Ormai tengo una madre e tanti altri fratelli che stanno là. In realtà non sono fratelli di sangue, ma di cuore. Anche ieri ho fatto una cosa pugliese, così, perché mi piace, capito? Parla direttamente. Ci hai raccontato prima che hai iniziato come cantante e stai lavorando anche a un disco. Se ci vuoi parlare della tua passione per il canto e i tuoi progetti futuri in questo ambito. La passione è quella, veramente, come ho detto prima, nasce proprio dalla parrocchia, come le grandi star d'America. Vi ricordate, io ho il mito di Whitney Houston, e anche lei nasceva con lo spiritual, col gospel. Io nasco in una parrocchia molto attiva del Modenese, per cui cantavamo delle canzoni molto pop anche in chiesa. Ho avuto diverse band, anche metallare, diversi momenti in cui ho fatto piano bar. Sono cresciuta col mito sicuramente di Whitney Houston e di Mina, due grandi voci, e successivamente anche quello di Barbara Streisand. Poi ho studiato in una scuola di musical. Il musical ovviamente prevede un'educazione al canto molto alta. Sono cresciuta anche lì, studiando i grandi musical, quindi le grandi interpreti, compresa Barbara Streisand, ma compresi tanti altri nomi che magari sono meno popolari, ma insomma che hanno fatto grande musical a Broadway e nel West End di Londra, dove il musical è molto importante. Attraverso poi la mia esperienza di attrice, ho cercato di dare vita a vari progetti anche nell'ultima parte della mia vita, che sono più nascosti, ma ho fatto tanto musical, quindi con la Compagnia dell'Arancia, con Massimo Piperò, con tanti altri grandi del musical, con Ezio Iacchetti, con cui abbiamo fatto di recente un musical. Quindi là ho sempre cantato e recitato, ho sempre unito tutte le cose, le discipline. E anche nell'ultima parte della mia carriera ho fatto diversi concerti con Vince Tempra, che è un maestro di Sanremo, con cui uniamo sempre la parte da attrice con la parte da cantante, perché interpreto le grandi dive, diciamo, del cinema, perché facciamo uno spettacolo legato alle colonne sonore importanti del cinema di sempre, e quindi citiamo delle dive che hanno reso grande il nostro cinema, tra cui Sofia Loren, Anna Magnani, Monica Vitti e anche altre, e allo stesso tempo interpreto dei brani tratti da vari film, tra cui ce n'è uno, per esempio, di un film interpretato da Alberto Sordi, cantato proprio dalla stessa Mina, che amo tanto. Goodbye, my darling, goodbye, my love, anche se parti da me. Quindi hai in cantiere un CD, un programma televisivo e quali altri progetti futuri? In post-produzione abbiamo questo film che è Anima Bella, con la regia, una seconda opera di Dario Albertini per la BB Film. Sarà cinema anche questo, ma abbiamo girato a gennaio, dicembre-gennaio, quindi adesso stanno montandolo. C'è un film di cui non ti ho ancora parlato, ma insomma è da finire, nel senso che la mia parte è finita, ma lo dico con molto orgoglio: ho recitato con Claudia Cardinale in francese e in siciliano. E abbiamo girato in Tunisia, perché la regia è di un regista tunisino, si chiama L'Isola del Perdono, e detto in francese L'Île du Pardon. Quindi ci sono attori italiani e attori arabi e Claudio Cardinale. Che cosa vuoi consigliare a chi vuole intraprendere la carriera di artista in generale? Di capire bene se è quello che vogliono, perché vedo tanti giovani oggi che pensano che il lavoro dell'attore o il lavoro del musicista, il lavoro della ballerina siano solo immagine, perché devo dire, la televisione, soprattutto i programmi televisivi, danno un'idea che ce la puoi fare con niente. Non è vero, magari c'è qualcuno che ce la può fare con niente, beh, perché ha una bella faccia, ma non è così. Devi capire bene se è la tua passione, perché a volte è pianto e stridore di denti, a volte è veramente tanta capatosta, tanto coraggio, tanta fermezza psichica.
psicologica, perché ci sono periodi in cui non si lavora, perché bisogna essere molto bravi e poi avere anche quella botta, chiamiamola, di fortuna. Se non hai questa tenacia dovuta al fatto che ti senti una persona che veramente vuole fare questa strada, secondo me è molto complesso. Poi c'è chi ci prova. Io dico sempre che però chi ci prova purtroppo intralcia il mestiere, perché secondo me è un mestiere, può essere quello del fabbro come quello del muratore, che se non lo sai fare non si può fare. Io continuo a dirlo perché ho fatto studio, insomma, ho studiato i dialetti, ribadisco, sono un talento, ma prima li studio e poi diventano una cosa che utilizzo. Le lingue le ho studiate, mi servono anche nel mio lavoro, e attraverso le scuole uno capisce bene se veramente vuole fare l'attore, è attore, vuole solo farlo per immagine. Dico a tutti, studiate, ma non solo perché è importante lo studio, è importante anche capire se veramente lo vuoi fare. Il cinema poi soprattutto, lo dicono anche i grandi registi, anche Pupi Avati per primo, è fatto di tante pause anche mentre stai recitando, quindi insomma non è proprio tutta una passeggiata come uno pensa. Hai partecipato anche alla serie per Sky di Nicolò Maniti, Il Miracolo. È stata un'esperienza diversa dalle altre, immagino. Fino a un certo punto, perché sono tornata sempre nella mia Calabria, nel senso che tu sai che ho fatto diverse cose in Calabria, tra l'altro diretta da Francesco Munzi, che è sempre il regista di Anime Nere. Erano tre registi, io ho lavorato principalmente con Munzi, mentre la serie di Nicolò Maniti prevedeva e prevede tre registi, tra cui Nicolò Maniti stesso, che ho conosciuto, e Lucio Pellegrini. È un'esperienza diversa perché è televisiva, ma comunque girata in modo, forse oserei dire, cinematografico, un soggetto particolare. So che è stata una fiction molto apprezzata dagli addetti ai lavori in primis, ma anche nel mondo, quindi sì, nuova perché legata a Sky, forse, ecco, io è l'unica cosa che ho fatto, credo, per Sky. Tu hai partecipato a tantissime fiction italiane, tra cui Un medico in famiglia, Che Dio s'aiuti, Provaci ancora prof e tante altre, e anche a tantissimi film TV, per esempio In Artenino, La musica del silenzio e Il fulgore di Doni. Come ti senti sul set delle fiction e dei film rispetto al set di film al cinema? A parte che le fiction che hai citato sono anche progetti molto diversi, perché per esempio i film TV in due puntate sono diversi anche dalle fiction, diciamo, che hanno più puntate. Forse la fiction ha dei tempi molto più veloci rispetto al cinema, perché il film si fa in diverse, insomma, un po' in diverse giornate, e poi a volte nelle fiction, insomma, si usano più telecamere contemporaneamente per campo e controcampo, a volte sono un po' meno sperimentali rispetto al cinema. Quelle che hai citato prima hanno delle cose un po' più standard, che sono, no, Un medico in famiglia, Che Dio ci aiuti, insomma, devono arrivare a un pubblico diverso perché sono dei target diversi. Lavorare con Avati nel Fulgore di Doni, comunque Doni è un film per la televisione, ma è lavorare sempre con un regista che va tanto cinema, quindi dipende anche da chi c'è dietro alla macchina da presa, perché se il regista è un regista che fa sempre cinema, lavora come al cinema. Nelle fiction longeve, di anni in anni, si cambiano i registi, sono più legati forse al personaggio, no, che al regista, quindi sono proprio strumenti un po' diversi, ma io mi trovo sempre, ribadisco, a mio agio, perché vorrei sempre che l'artista venisse preso in toto, cioè può fare cinema, può fare fiction. Forse il mio volto, forse gli incontri fatti fino ad oggi mi hanno portato di più a fare un certo tipo di cinema, di cui sono molto, ovviamente, orgogliosa. Ci sono delle fiction che mi piacciono tantissimo. Dico a tutti i fans che ho una pagina Instagram, Paola Lavini Official, e poi su Facebook ne ho diverse, c'è quella pubblica e ci sono quelle private, e normalmente rispondo sempre perché adoro parlare con chi mi segue. Addirittura mi scrivono dall'estero e sono molto contenta. Lì metto tutto quello che faccio, condivido le interviste e quali sono i programmi, quelli che vanno in onda, le fiction in cui lavoro, il cinema e tutto quello che, insomma, mi accade. Vedrete poca vita privata perché io sui social di privato non metto praticamente nulla. Ringrazio tutti, in particolare Lilli, che mi segue da sempre, e poi ringrazio anche Paolo, che sta non solo alla regia ma è l'ideatore di questo mitico programma In Volo, che ha fatto l'attore in un film in cui ho recitato pochissimo tempo fa, insomma mi pare fosse il 2014, In Tempo Stabile con Probabile Schiarite, con la regia del grande Marco Pontecorvo, e avevamo niente po' di meno che John Torturro, Lillo e Luca Zingaretti, e lui era in una rivolta quasi politica con me. Sì, me lo ricordo, è stato molto divertente, tra l'altro, quell'esperienza. Eravamo a Pesaro, un altro dialetto, a Pesaro. Ma tu sei di Pesaro? No, di no. San Marino, però sono venuto giù appositamente. San Marino è lì vicino. Abbiamo avuto un coach anche per il pesarese, molti erano romani, insomma c'è stato un bel lavoro anche lì di dialetto. Assolutamente, sì, bene. Sì, è stato molto divertente, molto, molto
molto particolare. Io ti ringrazio per la tua disponibilità, la tua generosità e la tua vicinanza, diciamo, ai fan, perché non è da tutti, e anche per aver partecipato sempre con tanto calore ai miei raduni. Ti ringraziamo e ci risentiamo presto, subito d'attore, su Radio Web in Volo.